Eccoci e bentornati sul mio canale. Che ci avete da vedere? Scusate, che c'è da vedere? Scusa, non posso dormire qua vicino a voi? Non riesco a capire perché ci stanno a fissare le pecore. O meglio, le mucche. Oh. Vabbè, vi devo far vedere una cosa fighissima, ragazzi. Ho realizzato il mio logo sopra casa. Guardate che bello con la A e la T. È veramente fighissimo. Peccato che come dimensioni dovrei farlo un po' più stretto, perché almeno viene proprio centrato. Vedete che carino che è. È carino, aspetta, facciamolo subito. Che è molto carina come cosa. Aspetta, qua. Vai, vai, vai. Perfetto, vai, leva qua. Leva qua. Ok, vai così. Così leviamo un pezzo. Un pezzo, un pezzo. Vai. Viene un po' più piccoletta, però almeno c'è il mio locchetto che è bello centrato. No, mi è venuta in mente così perché era molto particolare. Dico, mo appena ce la metto così, giusto così, tanto per cazzarellare. Allora, allora, leviamo la recinzione che tanto non ci serve a niente. E prendiamo questo. Vai, vai. E va. No, do cacchio l'ho fatto pure io. Brutto tonto che non so altro. Qua. Perfetto. E stesso discorso qui. Una bella. No, 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 no. E no, amante, no, e no. Purtroppo così poi il letto però non sta centrato. Però vabbè, dai. Non fa niente, però è più carino a vedersi il loghetto così, vedete un po'. Guardate che figo, sopra a casa. Amante tecnologia, bellissima. A parte sta cretinata, andiamocene a casa. Che oggi ci dedichiamo alla nostra armatura. Finalmente, ragazzi, la nostra armatura. Mi avete chiesto in tantissimi di fare questa armatura e di metterla e di farvi vedere come sto. Pensavo di farla inizialmente tutta completamente d'oro, dato che ho messo a cuocere il ferro e ho messo a cuocere anche, allora guardate qua il ferro quanto ne ho messo a cuocere, 64, e ho messo a cuocere anche l'oro, addirittura 50 lingotti. Ho quindi l'imbarazzo della scelta per fare le mie armature. Allora facciamo l'elmo d'oro, poi ci facciamo, dove cacchio vado pure io, il corsaletto d'oro, poi ci facciamo i gambali d'oro e poi ci facciamo gli stivali d'oro. Siete pronti? Vediamo un po' come viene il nostro personaggio. Allora gli mettiamo l'elmo d'oro, gli mettiamo il corsaletto d'oro, gli stivali d'oro e per completare anche i pantaloni. Eccolo qua, sembra tipo Megaman. Sbaglio, sembra tipo Megaman, ve lo ricordate Megaman? Che figo che era quel gioco, mamma mia, ci sono proprio sventrato. E tutto d'oro adesso siamo, eh? Adesso siamo tutti d'oro. Vediamo un po' cosa possiamo fare ancora d'oro, dato che abbiamo un bel po' d'oro di figo. Possiamo fare, allora, a parte, servono un po' di bastoni, che così almeno facciamo un po' di cosettine fighe. Allora, possiamo fare una bella piccozza d'oro, una pala d'oro, poi possiamo fare un'ascia d'oro, una zappa d'oro. Che altro si può fare con l'oro? Ce n'abbiamo ancora 17. Ah, la spada d'oro, mo ce la mettiamo subito al nostro personaggio. Qua che abbiamo l'orologio, possiamo fare addirittura, oh, l'orologio potremmo fare, aspetta un po', ce l'ho la pietra rossa, l'ho la pietra rossa, l'ho. Allora, pietra rossa, mettiti a cuocere. Ah, non serve cotta, non la vuole cotta, va bene, andiamo a vedere questo orologio, curiosissimo sta cosa dell'orologio, vediamo un po', non l'ho mai visto l'orologio. Oh, il posto della zappa. Ok, dove lo possiamo piazzare? Lo mettiamo al secondo piano, che dite? No, mettiamolo qua. Vediamo un po'. Dove si piazza l'orologio? Come si mette? Ma che serve? Dove si può? Ma scusa, l'orologio si posiziona oppure no? No, sembra che non si piazza l'orologio. E a che serve? Così per curiosità? Non serve a niente? Vabbè, siamo buttati un po' d'oro. Vabbè, fatemi sapere che a cosa serve questo orologio. Non riesco a capire. Non si può piazzare, non me lo fa piazzare da nessuna parte. Come mai? Vabbè, vediamo che altro possiamo fare con l'oro. Abbiamo ancora 11, Allora, qua abbiamo visto tutto. Poi abbiamo la mela d'oro addirittura. Possiamo fare. Bella la mela d'oro, la carota d'oro. Bello. Poi, armatura abbiamo visto tutto. Poi possiamo fare torcia di pietra rossa addirittura. Segnale, leva. Torcia di pietra rossa, pure così sarebbe bella,
Famone qualcuna così per vederle. Poi ripetitore di pietra rossa, il comparatore, sensore luce diurna, il vagoncino, pulsante, pietra, blocco nota, pistone e pistone appiccicoso. Poi possiamo fare i binari potenziati addirittura, figata, attivatore, carrello, 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 carrello e addirittura la barca. Vedi, ancora dobbiamo fare il porticciolo con la barca, non mi sembra che l'abbiamo più fatto. Giallo mimosa, tappeto, pure un bel tappetino potremmo cominciare a metterci a casa, un jukebox che potremmo fare tranquillamente, la carta con la barbabietola perché dovrei pure riuscire a fare, se sei d'accordo, poi mettiamoci un bel cartello, blocco d'oro addirittura, che ci facciamo un blocco d'oro, lingotto d'oro, ah, con un blocco d'oro fa 9 lingotti e la pepita d'oro, vabbè, razzo d'artificio, stella fuoco d'artificio che tipo esploderanno. Allora, dato che l'orologio lo devo mettere a posto, voglio mettere queste torce qua rosse, voglio vedere che cacchio di colore sono, particolari così, veramente particolari. Allora, possiamo mettere una qua, a mappa che belle. Porcaccia la miseria, che so belle! Invia costantemente una scarica elettrica e si può anche ricevere se collegata. È anche debole fonte, è una fonte debole di illuminazione. Vabbè, non mi interessa, però è figa. Però è figa. Ed è un po' in altra, la mettiamo qui, mi giro e la piazziamo qua. Perfetto. Ora, avevamo anche un cartello da mettere molto particolare. Ci possiamo togliere la torcia e lo possiamo piazzare. Tipo qua, qualcosa del genere, tipo che fa capire che c'è sta qualcosa. Oh, modifica messaggio. Ci clicchiamo e ci mettiamo piano piano, che figata. Piano terra. Perfetto. Vai, fatto. Ok, piano terra, come la vedete? Carino, eh? Poi ne mettiamo un altro qua e potremmo piazzarlo tipo qui, perfetto. E qua ci mettiamo piano 1. Aspettate che muovo meglio coi direzionali invece dei analogici. Piano primo, perfetto. Vai giù, vai giù, vai giù. Ok, come le vedete? Cartelli, stiamo a fa casa veramente particolare. Pare che deve venire l'agenzia immobiliare a vendercela. Un'altra cosa, abbiamo la spada che la possiamo mettere al posto delle assi. La pietra focaia la possiamo mettere qua. E anche il cartello che è rimasto il terzo, che lo potremo mettere qua fuori. Lo potremo mettere, vediamo un po' se ci sta. Lo potremo mettere qua. Ok, perfetto. E qua ci mettiamo casa, casa, casa di, perfetto, seconda riga, tutto grande, amante. No, oppure casa di Gigi, come la vedete? Va, mettiamoci amante, dai, così per rimane sempre in costante. Amante, no, no. Tecno, oh, ma che cacchio c'ho? Mannaggia la miseria, tecnologia, tecnologia, ecco qua, manco c'entra, vabbè, va bene uguale, aspetta, potremmo far così, ci togliamo le doppie T, vai così, e ci mettiamo là, così almeno però è più preciso, è meglio, è fatto meglio. Perfetto. Ecco qua, la casa Diamante Tecnologia è pronta, sta qui, molto carina. Ah, la spada, eccoci qua, con la spada d'oro. Vediamo un po', ragazzi, viene un video un po' breve, però almeno è molto particolare. Eccoci qui, completamente d'oro i nostri personaggi, il nostro personaggio, guardate che no! No! Ok. Momenti, mi ammazzo per fa lo scemo. Mannaggia a me, per fortuna che sotto c'è l'acqua e non mi è successo niente, più che altro non sono caduto su nessuna ninfa. Con la mia spadina d'oro e con la mia bellissima
bellissima armatura. A breve, ragazzi, riattiveremo, finiamo di sistemare casa e attiveremo anche nuovamente i mostri, perché ne vedremo delle belle con la mia armatura. Poi vedremo pure se farla di diamante e via dicendo. Fatemi sapere soprattutto a che cosa serve l'orologio e dove lo posso andare a collocare. Intanto sta cominciando a calare la notte. E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace sulla mia pagina di Facebook e ci vediamo con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.